Oggi ragazzi siamo qua perché siamo ritornati nella serie che più mi sta piacendo in questo periodo, cioè quella serie in cui andiamo a reagire ai ragazzi che fanno cose assurde all'interno di Fortnite. Ovviamente come possiamo reagire un video senza qua Matteo? Bella Matte! Bella! E raga, come avete letto dal titolo, andremo a reagire a questo ragazzo che prende tipo un piccone e va a distruggere completamente la macchina del padre perché non lo faceva giocare a Fortnite. Raga, vi dico soltanto questo, vi dico soltanto questo. Vedremo anche dei ragazzi che con un martello distruggono gli scooter dei padri, le macchine delle madri, addirittura che lanciano il televisore fuori dalla finestra, raga. Cose assurde. Cioè, voi pensate soltanto i ragazzi quanto sono impazziti per colpa di Fortnite. Comunque, ora non vi faccio altri spoiler, lo vedrete tutto nel video. Però mi raccomando, raga, prima che inizi un bel like, cerchiamo di superare i 10.000 like per una prossima reazione. Ovviamente ci sarà in descrizione il canale di Matteo con anche il mio Instagram, quindi andate tutti a seguirci. E detto questo, ragazzi, andiamo subito a fare la nostra reazione. Allora, iniziamo subito con il primo ragazzo. Oh cavolo, iniziamo male. Ma così subito proprio. Iniziamo male, direi. Ma perché? Bro. Ah, ma anche, ho anche un amico, mi sa. Aspetta. Ma mi sa che è il padre quello. No, 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 no. Ma... guarda lo scooter. Lo stanno distruggendo completamente. Bro, ma questo qua io sono sicuro che è lo scooter del padre. Secondo me pure. Guarda, adesso però voglio vedere cosa fanno. Bro, è il frullino. Ma cos'è? Tipo una... No, lo sta tagliando in due. No, vabbè, non credo che lo scooter si possa tagliare in due, però. Ma che si può tagliare in due, Zerbia? Dici? Vai, il padre. Sono cinesi questi, comunque. Sì. Aspetta, aspetta, adesso li mena. Guarda, adesso li mena. Ma quello non se ne è accorto, mi sa. Aspetta, aspetta. Zitto, sono curioso ora. Oh, cavolo. Aspetta, ma il padre, chi sarà il figlio, secondo te? Quello biondo o quell'altro? Quello biondo. Aspetta. Ah, no. Quell'altro. Porca miseria. Zitto. Cos'è sto ra? È caduto. Ma che cavolo. Sei arrabbiato, eh? Sei arrabbiato, tra l'altro, guardiamo la felpa del papà. Molto sobria. Gli ha lanciato qualcosa quell'altro. Oh! Inseguimenti, attenzione! Oh, assurdo comunque, Matte, assurdo, mai visto? Ma che cavolo, è impazzito. Raga, non si sa perché i cinesi fanno queste cose. Cioè, credo che in Italia non possa esserci una cosa del genere, comunque. Eccoci qua, ragazzi, prossima persona che stiamo per vedere. Allora, io vedo, diciamo, una persona un pochino in sovrappeso che sta giocando a Fortnite. Ora vediamo un pochino cosa farà. Oh my God! Sta giocando. Ha perso. È appena morto, esatto. Ecco, stai impazzendo. Oh, che tra l'altro è anche la season vecchia perché c'era Borgo Bislato, tipo. Guardalo. Ok, ha staccato la presa. Staccato. Perché non si sa, però. Ah, chiama la mamma. Ha detto ma. Ma ce la farebbe la serie. Aspetta. This game is horrible. Questo gioco è orribile, fa. Guarda la madre, è tutta tranquilla. aspetta. Ma perché sta urlando così? Non ho capito. Cioè, non si sa, così a caso proprio. Ma perché è morto? Romperò la televisione, sta dicendo. Ha detto romperò la televisione. Io adesso la rompo. Guardalo. Guarda la mamma. Adesso sta andando. Perché lui fa, adesso rompo la televisione. L'ha detto lui, eh. Non puoi farlo. Oddio, raga, adesso lo fa. No, beh, dai, non credo che comunque la rompa tutta. Cioè, magari gli tira qualche pugno. Ma, porca miseria! Magari gli tira qualche pugno. L'ammazza! Oh! Ah! Ma! Ma che cavolo! Oh! Ma! Basta, questo c'ha la forza di mio nonno. Ma! Oh, però. Oh, cavolo! Porca miseria! Oh, cacchio, altro che forza di tuo nonno! Mazza, Matte, l'ha rotta! Ha rotto tutto! Continua! Guardalo! Ma è un pazzo! No, fermo! No, è un pazzo! Ancora? È un pazzo! Uno che fa una cosa del genere è matto, Matte! Oh, cheat la suggerirà poco. Sì, cheat prima io, raga, io ho detto, magari tirerà qualche pugno, voglia, altro che... Ok, raga, veramente questo qui è stato assurdo, non penso che... non penso che in Italia ci sia gente che possa fare qualcosa impossibile. Cioè, se fai ora una roba del genere io in Italia... Però lo fa Matteo. Domani sui telegiornali, Matteo, amico di Zerbian, distrugge televisore. Prossima clip, raga, qui vedremo sempre un ragazzo pazzo. Perché, raga, ho visto soltanto che ha distrutto la televisione.
televisione. Ho visto che c'era scritto distrugge tele. Ora voglio vedere come, però. Allora, Matte, sei pronto? Sei pronto al peggio? Mi sto reggendo la sedia, te lo giuro. A che mi tengo? A che mi tengo, raga, mi tengo. Ok, questo è il padre, credo. No, penso di sì. Ok, quello sarà il fratello, amico, non lo so. Vabbè, sarà. Non so quale dei due, però penso. Credo che sia. Questo qua biondo mi sa che fa qualcosa. Non sono sicuro, però, eh. Perché è quello che sta rimproverando, per quello. Sì. Sì, per infatti forza. È difficile che il padre rimprovera un amico, in effetti, eh. Vabbè, magari è. Che so. Boh, magari sono fratelli, però con capelli di colore diverso, non lo so. Non lo so. Vediamo. Questa è la maglietta di Pac-Man più sudata del mondo. Più sudata del mondo. Vabbè, guarda, sembra più sudata. Oh, ha una mazza. La mazza. Ah, vuole distruggere la tele, mi sa che è questo. Aspetta. Oh cavolo, ha fatto la finta. Ha fatto la finta. No, non lo fa, non ha il coraggio. Non lo fa. Non ha il coraggio, ragazzi. Vedi. Sì. Oh cavolo. Oh! Porca miseria. Oh, comunque io lo dico sempre. No. Due pugni gli tira. Prendi un mazzone enorme che lo rompe. Non ha il coraggio. Ma ha fatto. Raga, rivediamo. Ha fatto la finta. Sbaglio, ha fatto la finta. No, ha fatto la finta. Aspettate, raga, guardate. Fa la finta ora. Bam. Porca miseria. Assurdo. Ma è assurdo. Certo che gli americani hanno proprio i soldi da buttare. Sì, oh, però guarda che bella casa che hanno. Cioè, si vede che è una bella casa. È una villetta, dai. Magari un pochino di soldi li hanno. Guarda, ora tipo pensa di aver sbagliato. Ha capito che ha sbagliato. Ah no, ok, basta. Finisce così. Finisce così, raga. Finisce con il figlio che spacca completamente tutta la televisione. Va bene. Raga, veramente anche queste persone qui sono pazzesche. Non dico sempre la stessa cosa. Cioè il fatto che in Italia non succederebbe mai una roba del genere. Però comunque, ragazzi, questa cosa vale per tutte le clip. Cioè, veramente, se succede una cosa del genere in Italia, va su tutti i giornali, cioè da tutte le parti. Sicuramente. Bambino sclera per forte. Cioè, veramente, in America invece così, a caso, ce ne sono miliardi di persone che fanno robe di questo tipo. Ragazzi, ho letto anche il titolo di quest'altro video. Oddio, non ci posso credere. Questo qui, raga, butterà giù la televisione dalla finestra. Guardiamo il video. Eccoci qua, ragazzi, siamo alla parte che tutti voi stavate aspettando. La parte dove c'è il ragazzo che va a distruggere la macchina della madre, raga. La distrugge completamente per prendergli la PlayStation che ha dentro la macchina, perché tipo l'aveva messo in punizione, giusto, Matte? Giusto. Ok, avviamo, raga. Tra l'altro, questo qua è il solito ragazzo. Ok, e delle altre. Esatto. Non ha la chiave, gli ha dato, non puoi aprire la macchina. Ma sempre questa ci va di mezzo, comunque. Sì, sempre è assurdo, raga, assurdo. Ma la cosa strana è che lei, tipo, sta lì a registrare, ma non fa niente. Sì, non fa nulla, capito? È assurdo. Cosa sta facendo adesso? Dove sta andando? Non lo so. Sta andando a prendere tipo la mazza, che ne so. Boh. Ormai, raga, mi ha spatto di tutto. La madre pensa che lui se ne sia andato, mi sa, eh? Cos'è che invece ha? Oh cavolo! È un piccone. No, non lo fa. Ma che porca miseria, bro. L'ha distrutta. Ma il primo colpo, che l'altro non ha fatto niente. Il primo colpo. I vetri antiproiettili ce abbiamo. Ha preso la Play. L'Xbox cos'era? No, raga, ma questo ragazzo gli sta dicendo che deve ripagare. E lui fa: no, non voglio pagare, non pagherò. Te l'avevo già detto, non lo farò. No, è pazzo. Ma la madre che non fa niente, lo lasciava fare. Infatti, cioè. Non so, magari prendigli il piccone e fermagli la mano. No, lo lasciava fare. Ok, facciamo il video, che è meglio. Non farlo, ragazzi, mai più. Gli ha detto non farlo. È pazzo. Cos'è, adesso non becca la porta? Cos'è, non si sa più entrare dalle porte normali, si rompono le finestre. No, ma va, è pazzo anche questo ragazzo, cioè, raga. Guardalo. Ma è assurdo, Matte, è assurdo. Cioè, guarda, si mette lì e rompe tutte le finestre. Una a una col martello. E la madre che filma. Sì, quello è ovvio. Bro, assurdo anche questo. Raga, non so più cosa dire, vi giuro, non ho più parole. Vi dico soltanto, arriviamo ad altri 10.000 like, perché se arriveremo ad altri 10.000 like, faremo un'altra reazione di questo tipo ad altri ragazzi, sempre, ma sempre più pazzi. Quindi, raga, mi raccomando, un bel like. Ovviamente ci sarà in descrizione sia il mio link di Instagram. Siamo quasi a 50.000 follower. E se arriveremo a 50.000 follower, farò un mega contest con un mega regalo strabello per tutti voi. Quindi mi raccomando, ragazzi, andatemi tutti a seguire su Instagram. Ovviamente ci sarà anche il link del clan di Matte. Lui, però, potete anche non andarlo a seguire se volete. Giusto, Matte? No. E invece sì. Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei video. E questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao.